Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo di economia e di imprese. Andando a Teramo, sono pronti per essere pubblicati infatti i bandi della Camera di Commercio, con i quali saranno erogati 660.000 euro alle aziende in difficoltà. Il presidente Lanciotti rassicura il territorio che nulla cambierà con la fusione tra gli enti di Teramo e L'Aquila, una fusione che Teramo non voleva ma che deve essere accettata dopo la sentenza della Corte Costituzionale. Vediamo il servizio di Tania Bonici Castelli. La Camera di Commercio di Teramo mette sul piatto 660.000 euro di finanziamenti per le imprese in difficoltà. I bandi sono pronti e a usufruirne potrebbero essere oltre 600 aziende del territorio. Il settore più colpito dalla pandemia in provincia risulta essere il turismo e su questo l'ente camerale si impegnerà sino allo stremo. Questa mattina noi presenteremo quattro bandi, il quinto l'abbiamo già fatto uscire qualche settimana fa, sono 660.000 euro che mettiamo a disposizione per il mondo imprenditoriale. I bandi toccano un po' tutte le esigenze che il mondo delle imprese ci ha posto in queste settimane. Siamo partiti con il primo bando sulla liquidità di 15.000 euro con l'abbattimento di 4 punti di interessi e questa mattina presenteremo quattro bandi, uno per ridare contributi a chi ha sostenuto spese per quanto riguarda la messa in sicurezza per il coronavirus, un altro bando sulla digitalizzazione, un bando sull'internazionalizzazione, un bando per quanto riguarda tutte le iniziative che si faranno nonostante il coronavirus nel territorio per valorizzare le iniziative importanti che ci saranno nelle prossime settimane. Però il territorio è preoccupato, la provincia di Teramo è preoccupata per questa fusione. Cosa sarà di noi? Siamo rammaricati e sorpresi dalla decisione della Corte, perché di fatti la Corte Costituzionale ha preso una decisione che è esattamente il contrario di quello che aveva preso l'anno scorso. Hanno praticamente fatto un'inversione a U, come si direbbe. Prendiamo atto da una scelta della Corte che è molto politica e non tecnica e quindi andremo alla fusione. Andremo alla fusione in un territorio, come abbiamo sempre detto, molto importante, molto bello, molto verde, molte imprese e molto turismo, quindi credo che l'ente unico che nascerà alla Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia sarà sicuramente un ente di riferimento per sostenere tutte queste cose qui. E la nostra sede? La sede sarà la sede secondaria, quella teramana, la sede legale sarà quella aquilana. Cercheremo di rafforzare anche dal punto di vista delle cose, dei contenuti, le sedi secondarie, ma credo che non cambierà nulla per quanto riguarda le risposte che questo ente ha dato e continuerà a dare al mondo delle imprese. Massicamaro, però, il presidente della Camera di Commercio di Teramo, Gloriano Lanciotti, quando deve spiegare che cosa succederà alla rete imprenditoriale teramana all'indomani dell'imprevedibile sentenza della Corte Costituzionale che di fatto ha sancito la fusione con l'ente camerale dell'Aquila. A Teramo, infatti, resterà solo una sede secondaria. Ci spostiamo a Roseto, dove è stato approvato il bilancio 2019 del comune. Il sindaco Sabatino di Girolamo ha annunciato ai nostri microfoni che si ricandiderà alle prossime elezioni amministrative in programma nel 2021. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. 8 favorevoli, 5 contrari. È approvato il rendiconto 2019, quindi mai consiglio è stato più breve. Un consiglio comunale flash, quello di Roseto degli Abruzzi, durante il quale, anche con i voti decisivi dell'opposizione, si è approvato il bilancio dell'ente locale, risanare facendo, il motto del sindaco. Abbiamo risanato il bilancio del comune di Roseto degli Abruzzi con 4 anni di politica di rigore, attenta al recupero dell'evasione, attenta ad utilizzare ogni economia possibile, attenta, la politica attenta ad intercettare fondi esterni.
Abbiamo completato quest'opera di risanamento con la vendita di un'area sul lungomare, ma negli anni passati, per obbligo di legge e per imposizione dei revisori dei conti, io ho dovuto pagare già 1,5 milioni del disavanzo del consuntivo 2015 con fondi miei, quindi a prescindere da questa vendita. Questo ha comportato una forte sofferenza a livello di manutenzione della città. Risanare però facendo è stato il nostro motto. Oggi, superata la difficoltà economica, in questo ultimo anno di attività, in questo rush finale della consigliatura, ci sono le condizioni per dare grandi risposte alla città a livello di manutenzione del territorio. Quanto ha pesato il lockdown su questo bilancio? Ha pesato perché innanzitutto noi avremo una sofferenza nelle entrate come tutti i comuni, e questa sofferenza nelle entrate avrà delle ripercussioni, ma anche c'è anche l'altra problematica. Noi ad esempio abbiamo accordato ai nostri cittadini un rinvio nel pagamento di tutte le imposte. Questo rinvio nella riscossione di importanti tributi a fine anno, noi solo per questo rimetteremo circa 300.000 euro di costo per l'anticipazione di tesoreria che si renderà necessaria. La consigliatura di Di Girolamo sta per volgere al termine, nel 2021 infatti sarà eletto un nuovo sindaco. Il primo cittadino uscente ha annunciato l'intenzione di ricandidarsi nel tentativo di compattare tutta l'area di centrosinistra. Non lascio le cose a metà, le parole del sindaco. Io pongo la mia ricandidatura per le elezioni prossime nel 2021 all'insegna della unità del centrosinistra. Vorrei essere una persona che unisce tutte le forze progressiste, tutte le forze riformiste di questa città e che porta questa città, al governo di questa città nel 2021, ancora un gruppo dirigente serio, onesto, competente. Andiamo avanti adesso con una notizia che riguarda la vicenda di Bussi. La Edison ha depositato ieri al TAR di Pescara il ricorso per impugnare la lettera di aprile del Ministero dell'Ambiente con cui si chiede alla società di presentare un eventuale progetto alternativo di bonifica rispetto a quello predisposto dall'allora commissario Goio nel 2015, intervento che prevedeva la rimozione completa dei rifiuti e dei terreni contaminati, oggetto della gara da 45 milioni di euro, annullata il 17 giugno scorso. A renderlo noto è il Forum dell'Acqua. Ricordiamo che si era addirittura di arrivo, si spiega in una nota, in quanto sarebbe bastato firmare il contratto con l'aggiudicatario individuato per far partire i lavori. Sarebbe poi seguita la richiesta dello Stato ad Edison per il risarcimento delle spese anticipate, essendo stata individuata quale responsabile della contaminazione da parte della provincia di Pescara. Una vera e propria offensiva giudiziaria, scrive il Forum dell'Acqua, peraltro largamente annunciata da Edison, che evidentemente ha le idee chiarissime. Il tutto, conclude il Forum, condito dalla mancata partecipazione alla seduta della commissione d'inchiesta del Consiglio regionale, un affronto subito non da tutti gli abruzzesi, ma solo da chi pensava di aprire interlocuzioni con la società. E proseguiamo adesso andando ad Avezzano, dove sono stati consegnati altri mezzi alle associazioni di volontariato che si occupano della protezione civile in regione. Il presidente della giunta abruzzese Marco Marsilio ha incontrato i volontari anche in vista dell'inizio della campagna antincendio boschivo. Vediamo. Questo è un polo logistico fondamentale per la sicurezza dei nostri cittadini e per mettere in condizione la protezione civile e la Croce Rossa di avere luoghi dove stoccare i propri mezzi, addestrare il personale. Noi stiamo sostenendo le nostre associazioni oggi con la distribuzione di questi mezzi, e da lunedì inizia la stagione dell'antincendio e quindi era doveroso venire anche a passare in rassegna, mettiamola così, questo splendido personale con i loro mezzi che aiuteranno a tenere sotto controllo gli incendi della nostra regione. Veniamo da un periodo molto intenso, siamo stati assorbiti per le attività dovute all'emergenza del Covid, ma questo non ci ha fermato. Abbiamo programmato l'attività dell'antincendio boschivo che parte lunedì, abbiamo potenziato il sistema, abbiamo acquistato nuovi mezzi, abbiamo formato altre persone, ma contestualmente a questo oggi è una giornata di festa perché diamo al volontariato 75 mezzi,
66 idrovore, moduli antincendio, quindi tutto ciò, ed è diciamo una giornata di festa, ma ed è anche un atto dovuto, diciamo. La Croce Rossa ci ha dato una grossa mano, ci ha aiutato, questa è una struttura che si presta facilmente a essere raggiunta, è stata vicinissima, sta sull'autostrada, è baricentrica rispetto all'Abruzzo, quindi è una struttura ideale per la distribuzione, diciamo, di queste DP per l'emergenza Covid. E adesso apriamo la nostra consueta finestra all'esterno della redazione. Siamo a Francavilla al Mare, vedete Paolo Renzetti in compagnia dei suoi ospiti. A Francavilla questa mattina è stato presentato il calendario delle manifestazioni estive, un calendario particolare chiaramente, ce lo racconteranno i protagonisti, caratterizzato dalle misure anticontagio. Insomma, raccontaci quanto è successo stamattina, Paolo, buon pomeriggio a te e ai tuoi ospiti. Forse Paolo Renzetti non mi sente, non mi ascolta in questo momento, vediamo se riusciamo a recuperare il collegamento audio. Paolo, mi senti? Ci siamo Alfredo, ci siamo Alfredo, eccoci qui. Linea a te. Perfetto, buongiorno, un saluto a te e ai nostri telespettatori. Siamo a Francavilla al Mare per parlare dell'estate francavillese, dei tanti eventi che l'amministrazione comunale di Francavilla al Mare ha allestito, nonostante ovviamente tutte le problematiche legate al Covid-19, all'emergenza sanitaria per questa estate che ormai ha preso il via. Ma parleremo, e vedete alle mie spalle questo Safe Gate, anche di questa importante novità che è stata presentata proprio questa mattina a Francavilla e che riguarderà proprio gli eventi di Francavilla al Mare, questa iniziativa che è stata curata dall'amministrazione comunale di Francavilla con la Smart Project di Pescara. Allora io presento subito i nostri graditi ospiti che sono Luisa Russo, assessore al commercio del comune di Francavilla, e anche al demanio, buongiorno assessore. E poi a proposito del Safe Gate, Davide Catalano che è il titolare della Smart Project di Pescara. Buongiorno, grazie. Tra poco parleremo, perché c'è anche un po' di curiosità per spiegare come funziona questo Safe Gate. Parleremo proprio della vostra ultima, del vostro ultimo ritrovato. Allora assessore, iniziamo con quella che è l'attualità, i tanti eventi che ci saranno quest'estate a Francavilla al Mare. Ovviamente un calendario che è stato rimodulato alla luce dell'emergenza sanitaria. Questa mattina la presentazione di questo cartellone comunque ricco. Sì, cartellone ricco, e ovviamente questa amministrazione ha deciso di sostenere l'economia del territorio, che si basa fondamentalmente su un'economia che si sviluppa nella stagione estiva, e quindi ha deciso ugualmente, nonostante le difficoltà dell'emergenza sanitaria, di organizzare un programma di manifestazioni estive, e siamo riusciti a contemperare le esigenze del rispetto delle norme sanitarie con la necessità di mandare avanti comunque la stagione estiva, e insieme alle associazioni presenti sul territorio abbiamo buttato giù un programma veramente interessante, sicuramente diverso da quello degli altri anni. Abbiamo dovuto rinunciare ad alcune manifestazioni che erano diventate tradizione della nostra estate, quali a partire dalla primavera la fiera di fiori e fragole, che era un grande aiuto per i nostri agricoltori, e il rosso ma non troppo, che era anche un altro aiuto per gli agricoltori. Abbiamo rinunciato ai grandi concerti che ormai caratterizzavano le nostre stagioni, ma abbiamo fatto un calendario ricchissimo e interessante. Abbiamo conservato comunque ormai alcuni eventi di tradizione come Filosofia a Mare, il Festival Blue Bar e tante altre manifestazioni che troverete sull'opuscolo, e il teatro dialettale anche grazie alle associazioni presenti sul territorio. Anche i commercianti hanno dato un loro grandissimo aiuto organizzando delle serate interessanti. Nella zona centrale di Francavilla sin da oggi si partirà con la filodiffusione tutte le sere, che sarà dedicata ad artisti diversi per ogni serata, quindi con musica a tema, si potrà quindi godere di aperitivi, cene nei locali presenti, con negozi aperti anche nelle orari serali. L'associazione commercianti Astarope, Nuova Astarope, della zona appunto della Astarope, pure ha organizzato mercatini e comunque organizzerà eventi nelle singole attività sempre da noi sostenute.
Altre... Abbiamo ascoltato, tra l'altro questa mattina, lo diciamo a beneficio dei nostri telespettatori, c'è stata la conferenza stampa proprio per la presentazione degli eventi. Abbiamo ascoltato, abbiamo portato ai nostri microfoni il primo cittadino di Francavilla al Mare, Antonio Luciani. Se la regia è pronta, assessore, possiamo andare ad ascoltare il sindaco e poi torneremo qui in diretta. Sicuramente sarà un'estate diversa da quella che avevamo nelle nostre menti e nei nostri sogni. Poi c'è stata la pandemia, come voi tutti sapete, quindi un'estate particolare. Questo non significa che non sarà una bellissima estate, quindi presentiamo un calendario di tutto rispetto che tiene ben a mente quella che è la sicurezza dei cittadini. Quindi gli eventi che avvengono praticamente con pubblico numeroso, sarà comunque un pubblico che dovrà prenotare l'elenco, l'evento che sarà distanziato appositamente con le normative anti-Covid, e quindi un'estate da vivere in sicurezza a Francavilla al Mare. Eventi che ci saranno sia nella zona bassa della città, dunque lungo la riviera, ma anche nella zona alta. Sì, tentiamo di fare eventi in tutte le parti della città, ovviamente in maniera un po' più ridotta quest'anno. Diciamo che i classici concerti di piazza, che non si potranno tenere come li conosciamo a Francavilla, verranno sostituiti da eventi enogastronomici, e quindi abbiamo pensato di favorire una maggiore partecipazione con il distanziamento, facendo in modo che le persone possano percorrere i viali cittadini e le zone varie della città. Dunque queste le parole del primo cittadino di Francavilla al Mare, Antonio Luciani. Io Paolo, prima di tornare da te, volevo che l'assessore mi togliesse subito una curiosità: che cosa accadrà nelle tradizionali feste di metà agosto, e soprattutto mi è sembrato di capire dal calendario che non ci saranno, e immaginiamo la ragione, i tradizionali fuochi a mare. No, su questo diciamo che stiamo ancora ragionando, perché dopo il 31 luglio le norme sul distanziamento dovrebbero cambiare, quindi siamo in attesa delle nuove normative, ma siamo convinti che proprio i fuochi a mare rappresentino una manifestazione che possa garantire il distanziamento, perché possono essere visti da ogni parte del territorio, dalla collina e su tutta la costa del nostro territorio, che è lunga 7 chilometri. Quindi ci stiamo già organizzando per richiedere le autorizzazioni e per portare avanti tutte le richieste per poterli fare. No, appena ci saranno le nuove normative decideremo, però contiamo di organizzare anche questa importantissima manifestazione. In ogni caso abbiamo organizzato per le feste patronali di Sant'Alfonso e di San Franco due grandi eventi enogastronomici in luogo dei grandi concerti che quest'anno non abbiamo potuto organizzare, quindi saranno eventi enogastronomici con personaggi in costume. Quindi nella zona a Staropes ci sarà un light festival improntato sulle luci e con appunto grandi spazi per consumare cibo e bevande. Stessa cosa accadrà nella zona del litorale francavillese, Piazza Sirena, fino a salire su al arrivare al convento Michetti. Quindi la tradizionale manifestazione del Cenacolo verrà anticipata nelle giornate delle feste di San Franco e verrà organizzata estesa su tutto il territorio, zona della costa fino ad arrivare in collina. Assessore, ci saranno due concerti grandi comunque, sono quelli di Allevi e Gualazzi a fine agosto. Sì, 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 ci saranno queste manifestazioni a Levi e adesso in questo momento non Rafa ricordo, comunque dovrebbe esserci, sì, anche saranno su prenotazione nella Love Arena che è stata organizzata con posti distanziati, prenotazione, e per accedere alla Love Arena occorrerà passare. E la domanda infatti che giro a Paolo, insomma, allora svegliamo che cos'è l'attrezzo alle tue spalle, Paolo. Esatto, io per questo vorrei coinvolgere ovviamente la persona direttamente interessata a tutto questo, Davide Catalano, dicevamo in apertura del nostro collegamento, titolare della Smart Project, azienda di Pescara che ha ideato questo Safe Gate. Dottor Catalano, vogliamo spiegare che cos'è, come funziona, e possiamo vedere proprio perché è in funzione, tra l'altro come possono vedere anche i nostri telespettatori, qual è l'obiettivo, insomma la funzione, e chiedo scusa per il gioco di parole, di questo Safe Gate.
Paolo, fai da cavia, Paolo. Secondo le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità e del Governo, è una delle misure per contenere la diffusione del coronavirus. Noi, oltre che igienizzare i locali quando abbiamo riaperto l'attività, abbiamo l'obbligo e la responsabilità di proteggere i nostri dipendenti, proteggere i nostri clienti e i nostri fornitori. Quindi c'era un clima di timore, di paura, di insicurezza, la gente era scettica, ti do la mano, ti saluto, conservo la mascherina. Allora abbiamo sanificato l'azienda, ma ci siamo resi conto che non era sufficiente. Quindi abbiamo pensato di igienizzare continuamente l'ingresso dell'azienda, quindi tutte le persone che ci venivano a trovare e attraversavano questo tunnel, quindi in maniera semplice. Possiamo anche farlo vedere, sì, proprio in diretta. Questo sì, è un computer per misurare la temperatura. Assolutamente. Ci si mette qui davanti. Misura la sua temperatura. La temperatura, una volta che c'è l'ok, è sotto a 37,5 in questo momento. Lei poi si fa un giro sotto a questo nebulizzatore. E praticamente virtualmente tutto quello che ha addosso. Sono uscito sanificato. Sicuramente male non le ha fatto. Ora, ripeto, non è che noi vogliamo curare, certo, il coronavirus, certo, certo, o simili pandemie che forse dicono che ritorneranno, però è un contributo per dare una mano. C'è del perossido di idrogeno, la comune acqua ossigenata, c'è dell'aloe, c'è dell'acido lattico, tutti ingredienti naturali tra i meno aggressivi sul corpo umano e tra i più pericolosi invece per i virus. Quindi infatti lo slogan che abbiamo comunicato: senza pietà sui virus e gentile sulla, come l'Abruzzo, Abruzzo forte e gentile. Tra l'altro volevo aggiungere che voi avete avuto già diverse richieste per quanto riguarda il mondo della scuola. Abbiamo avuto il mondo tantissimi della scuola, perché probabilmente a settembre a scuola i ragazzi troveranno un safe gate prima di entrare. In Cina soluzioni simili sono svolte singolarmente dalle persone, c'è una persona che spruzza, una persona che misura la temperatura, una persona che cambia la mascherina. Noi abbiamo integrato tutto, da italiani siamo stati abbastanza geniali, abbiamo fatto un tunnel in cui uno contemporanea misura la temperatura, sanifica e anche le suole delle scarpe, quindi praticamente in pochi minuti, cioè, possono entrare comodamente tutti quanti a scuola come... Grazie all'assessore. Tra l'altro, chiedo scusa per se la interrompo, l'amministrazione comunale di Francavilla, il comune di Francavilla, è il primo ente pubblico che utilizza questo. E bisogna darne atto, cioè gliel'abbiamo appena spiegato, l'abbiamo spiegato anche a tanti altri enti che stanno ancora riflettendo, loro hanno colto al balzo questa opportunità e noi siamo stati ben lieti di mettergli a disposizione questa soluzione. Quindi una collaborazione tra la vostra azienda e il comune di Francavilla destinata a durare anche nel tempo per prossime iniziative. Sicuramente sono persone in gamba, io non sono un politico ma sono persone in gamba. Assessore, prima di chiudere, non so se Alfredo ha qualche curiosità, qualche domanda da studio proprio sul... Volevo capire, questi apparati saranno installati, credo, all'ingresso ad esempio dell'arena dove si svolgono i concerti, giusto? Sì, sicuramente sì, Filosofia a Mare, i concerti, laddove è prevista l'organizzazione di eventi con il rispetto del distanziamento e con le sedute, troveremo questi safe gate che rispondono proprio al nostro slogan: quest'anno sicuro a Francavilla, sicuro perché a Francavilla si garantiscono le manifestazioni estive, una bella estate, ma in sicurezza nel rispetto di tutte le norme sanitarie. Quindi rappresenta veramente un elemento che corrisponde al nostro slogan. Paolo, ci sono dati da fare anche i balneatori con tanti altri eventi che insomma troverete sull'opuscolo. In pochi minuti non è possibile raccontare tutto quello che siamo riusciti a mettere su con l'aiuto di tutto il territorio. Paolo, puoi chiudere il collegamento? Sì, dunque abbiamo ascoltato dall'assessore Luisa Russo quella che sarà l'estate francavillese, abbiamo visto anche questa bella novità che poi novità probabilmente da qui a qualche settimana non sarà neanche più. Non so se voleva aggiungere qualcosa prima di chiudere il dottor Davide Catalano, al microfono però.
Con piacere possiamo dire che in Abruzzo questo progetto è nato 3 mesi fa e adesso l'adotta anche Putin. Se uno vuole visitare Putin deve attraversare un tunnel di sanificazione e questo è diventato, sembra che la Russia chissà che ha inventato, gli italiani l'hanno fatto 3 o 4 mesi prima. E così, e dunque grazie a Luisa Russo, assessore al commercio al demanio del comune di Francavilla al Mare, grazie a Davide Catalano della Smart Project Pescara che ci ha mostrato questo safe gate che sarà utilizzato proprio nel corso dell'estate francavillese, grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica. Da Francavilla è tutto, linea a te Alfredo. Grazie allora a Paolo Renzetti, noi proseguiamo con il nostro telegiornale con una notizia di cronaca, un incendio di origine dolosa ha danneggiato gravemente la scorsa notte una paninoteca in legno ubicata a Chieti in piazza Garibaldi. Le fiamme sono divampate intorno alle 2:30, sono intervenuti chiaramente i vigili del fuoco per spegnere l'incendio ed evitare che le fiamme potessero coinvolgere anche alcuni alberi presenti sulla piazza. Secondo quanto emerso, alcuni testimoni avrebbero visto 2 persone all'esterno della paninoteca mentre gettavano del liquido infiammabile subito dopo chiaramente partito l'incendio. I 2 sono quindi fuggiti a piedi in direzione del vecchio ospedale, poco lontano. I danni alla paninoteca sono consistenti e ci vorranno diversi giorni per riprendere l'attività. Il proprietario, un uomo di 62 anni di Chieti, ha sporto denuncia alla polizia e ha detto di non aver mai ricevuto minacce. Noi adesso proseguiamo con il nostro telegiornale andando ad Isola del Gran Sasso e parlando di Isola del Gran Sasso. Dopo Teramo, Martinsicuro e Pineto, il centro antiviolenza La Fenice apre dunque uno sportello anche nel piccolo paese dell'entroterra teramano. La sede sarà ubicata nella scuola primaria Parrozzani, la prima opera antisismica realizzata dalla Croce Rossa Italiana. Sarà ospitato nella scuola primaria Parrozzani di Isola del Gran Sasso uno sportello antiviolenza del centro La Fenice. Si tratta della prima opera antisismica realizzata dalla Croce Rossa Italiana con le donazioni del terremoto del 2016. Dopo Teramo, Pineto e Martinsicuro, la provincia di Teramo ha inteso così aprire una finestra di ascolto nell'area montana del territorio, dalla quale provengono tante segnalazioni di disagio. È un traguardo non soltanto per il comune di Isola del Gran Sasso, ma per tutta l'area montana, perché questo sarà uno sportello d'ascolto posto al servizio dell'intera vallata siciliana. Quindi è veramente importante ed è un esempio di come degli enti possono fare rete per raggiungere un obiettivo comune. Per noi, come Croce Rossa Comitato di Teramo, è una giornata molto importante perché portiamo a termine un progetto iniziato già da diversi mesi. E io, in quanto nuova presidente di questo comitato insediandomi a febbraio, ho preso in eredità questo nuovo progetto del mandato precedente. Noi grazie a questo riusciremo a dare il nostro supporto nella comunità montana di Isola del Gran Sasso. Oggi firmiamo proprio una convenzione, una rete di collaborazione con la provincia di Teramo, con l'amministrazione comunale di Isola del Gran Sasso e con La Fenice. Il centro sarà aperto ogni lunedì dalle ore 10 alle ore 12. Per mettersi in contatto telefonicamente basterà comporre lo 0861 02 9009. Stasera alle 21 torna in campo la B e per il Pescara a Cremona la sfida ai grigiorossi di Bisoli è quasi una finale. Le Grottaglie conferma il 4-4-2 con la probabile coppia offensiva formata da Clemenza e Maniero e con Galano che partirà dalla panchina. Torna Bettella dopo la squalifica, così come Masciangelo. La linea mediana dovrebbe essere confermata con Busellato e Castanos centrali e Zappa e Memusciai sugli esterni. Lombardi senza Rini e con l'ex Valsania a centrocampo. Tridente con Selar Parigini e ai lati dell'abruzzese Daniel Ciofani. Dirige Magioni Di Lecco, appuntamento che vi ricordo con diretta stadio a partire dalle 20:30 per seguire la partita. Vediamo il servizio. Rudy, anche lì nei centrali c'è anche il discorso rotazione, perché comunque hanno giocato Scognamiglio 2 partite di fila, Rudy ne ha fatte 3, Bettella 2,
perché è stato squalificato, quindi ci sta che possa far riposare o Drudi o Scognamini. Luca, come ho detto l'altro giorno, anche per noi sappiamo l'importanza di questo giocatore, però in questo momento io devo fare delle scelte che esulano dal singolo. Io faccio delle scelte che hanno a che fare con la compattezza, l'equilibrio di una squadra. Oggi molto probabilmente ho optato per Castanos e Busellato perché mi danno determinate garanzie sotto l'aspetto del non possesso, quindi ho fatto quelle scelte lì per dare più equilibrio alla squadra, ma non significa che Luca non possa giocare lì a due, cioè lo posso anche far giocare, arriverà il suo turno, ma io, vedendo anche la rosa della Cremonese, stiamo parlando di una squadra strutturata per andare in Serie A. Adesso anche loro sicuramente, se sono lì, qualche problema l'avranno avuto, però è una squadra che ha dei singoli forti. Se faccio i nomi della Cremonese, trovi una squadra ben assortita di gente esperta con grande esperienza, ma anche di qualità. Ma noi sappiamo che è una partita tosta e difficile, è come l'Empoli. Noi rifacciamo la stessa partita dell'Empoli sotto l'aspetto mentale, perché sappiamo di trovare una squadra agguerrita che può, vincendo ovviamente, dare fastidio a tutti. In partita, avessimo vinto quelle due prima, oggi avremmo parlato di altro, quindi per quello dico, ogni partita è un'occasione per arrivare il più presto possibile all'obiettivo che ci siamo previsti, quindi poi valutare altro. Quindi noi abbiamo la testa a quello, la testa la stiamo preparando già dalla Juve Stadia, che come testa la squadra deve pensare partita dopo partita, che per noi è una finale, è come il classico torneo estivo mondiale europeo, che vai, è o playoff o playout, che una partita conta più di tutto. Adesso scendiamo di categoria per occuparci del Teramo. Non ha giocato il primo turno playoff con il Diavolo perché è in scadenza di contratto. Il portiere ora svincolato, Matteo Tomei, racconta la sua stagione in biancorosso e l'addio amaro alla maglia che ha difeso da titolare in stagione. Sentiamo l'intervista di Jacopo Forcella. Ti dico la verità, io la partita non l'ho vista perché sarebbe stato una pugnalata al cuore, perché vedere i miei compagni giocare e io non poter esserci, sarebbe stato veramente difficile. Ho visto gli highlights, ho visto le immagini e sicuramente il Teramo ha fatto una partita gagliarda contro una squadra secondo me molto molto forte. E quindi diciamo che un pareggio al Ceravolo è tutto di guadagnato. Peccato che appunto il Catanzaro avesse due risultati su tre per passare. La programmazione iniziale era stata fatta per fare un campionato importante, però non è mai semplice, anche perché era stata allestita una squadra totalmente nuova e quindi entrare subito nei meccanismi non era semplice, e quindi di conseguenza diciamo che le aspettative penso che fossero state diverse da quelle che poi dopo si sono verificate in realtà. Sono ritornato a Teramo quando c'è arrivata la convocazione ufficiale. Io il 4 di giugno ero a Teramo per riprendere, diciamo, il cammino che avevamo lasciato. E sono stati giorni un po' difficili perché pensavo che si potesse arrivare ad una soluzione per poter proseguire un rapporto che nell'arco dell'annata la società aveva manifestato di voler proseguire un rapporto con me anche per il futuro, e quindi diciamo che il mio voler basarmi su un contratto biennale era solo ed esclusivamente perché la società mi aveva prospettato anche un certo tipo di futuro al di fuori del rettangolo di gioco, e quindi di conseguenza per me chiedere un biennale
non era assolutamente una bestemmia. Invece la società, diciamo, che ha cambiato quelle che magari sono le prospettive o quelle che sono, diciamo, le esigenze, e quindi mi ha prospettato un contratto su base annuale che secondo me, per come vedo io il mondo del calcio, andava un po' a cozzare con quelle che erano le loro volontà durante tutto l'anno. Quindi è stato un momento un po' difficile, perché non pensavo che si arrivasse, ecco, a un divorzio, però purtroppo le carte in tavola possono cambiare velocemente, e quindi di conseguenza si è dovuti arrivare a un divorzio. Qualcosa si sta muovendo, sono solo degli apprezzamenti che ad oggi, diciamo, che si concretizzino, c'è ancora un po' di tempo che deve passare, però ci sono degli apprezzamenti, Jacopo, e quindi dai, speriamo che qualcosa si concretizzi. 14, 35 e 29 secondi in questo momento, termina qui la prima edizione del TG6, il prossimo aggiornamento alle ore 19, da parte mia l'augurio di una buona giornata.